Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è padre Elia Giacobbe, teologo, sacerdote e anche medico. Salve padre Elia, grazie per essere venuto da noi. Grazie a lei Francesco e ai suoi radioascoltatori, teleascoltatori. Noi da tempo cerchiamo di proporre a chi ci guarda non soltanto analisi sulla politica, sull'economia, sulla geopolitica, ma anche di approfondire aspetti più spirituali. Lo facciamo in maniera libera, cioè da un punto di vista giornalistico presentiamo diverse chiavi di lettura. Questo non significa che noi non abbiamo le nostre convinzioni profonde, però vogliamo offrire, insomma, permettere a chiunque di sviluppare anche un bagaglio culturale specifico, ampio e vario. Questi sono tempi molto particolari. Noi più volte abbiamo affrontato la questione dell'indifferentismo religioso che sembra oggi più che mai attuale, sia come l'impressione che a fianco al globalismo politico che annulla e supera tutte le nazioni ci sia affiancato un, diciamo, un mondialismo religioso che tenta di tenere insieme tutte le dottrine, tutte le religioni per andare verso questa religione unica, universale, che dovrebbe essere, diciamo, il contraltare del mondialismo politico. Lei intravede questo rischio? Perfettamente. Condivido la sua chiave di lettura, anche perché si trova un suo riscontro autorevolissimo nell'Apocalisse. Se letta dal capitolo 13 in poi, è proprio questo il rischio, ed è descritto, a mio avviso, in maniera quasi particolareggiata, il dramma che stiamo vivendo. Personalmente considero l'indifferentismo come una ultima espressione del comunismo verso il quale ci aveva ammonito la Vergine Santissima venendo a Fatima, quando aveva appunto detto che i mali di questa ideologia sarebbero dilagati e ci avrebbero colpiti. Il relativismo e l'indifferentismo sono un po' l'ultima espressione, anche se a molti sembra non immediatamente individuabile, del pensiero appunto di questa ideologia anticristica e anche dichiaratamente atea, una ideologia che è implosa e che trova appunto, come lei ha acutamente notato, nell'ambito purtroppo cattolico un suo ambiente favorevole per la sua esplosione. Mi piace ricordare che al contrario Pio XII già nel 48, intravedendo questo pericolo, ammoniva da questa tensione verso un ecumenismo irrazionale che già allora si andava profilando nella Chiesa e nella società. Un ecumenismo che chiaramente, una volta che si realizza, ha bisogno di alcune condizioni, che sono poi quello dell'indistinto, perché si ritiene oppure si vuole svuotare i contenuti religiosi delle singole appartenenze, per quanto mi riguarda di quella cattolica che è riducibile perché trova in Cristo la sua sostanza, e quindi si vuole andare oltre il Dio uno e trino, che è il mistero della nostra fede. Si vuole andare oltre quello che poi è il fondatore della nostra religione, che è il Verbo che si è fatto carne ed è morto in croce per noi, tanto che non si sente quasi più il bisogno di nominarlo in alcuni documenti, per andare incontro a un Dio che poi non può essere altri che il Dio del deismo, del teismo, ma un Dio così fatto non è altro che la proiezione davvero che l'uomo fa del divino. Un Dio che non conta niente, un Dio svuotato, che non può soddisfare, se siamo onesti, i nostri bisogni, i nostri desideri, e può soltanto rimanere lì ad ingannarci, ad illuderci, e per poi farci implodere. Questo stiamo vivendo, sono d'accordo, sono convinto e sono d'accordo con lei, con la sua prima presenza. Lei diceva, padre Elia, i tempi che stiamo vivendo sono descritti in maniera molto precisa nell'Apocalisse. Ecco, ci può spiegare un passaggio, anche citando, diciamo, un passaggio in particolare che aiuti chi ci ascolta a capire meglio il senso di questa sua affermazione?
Sì, guardi, io ne parlo in questo mio libro, L'Apocalisse, Rivelazione del senso della storia, e nel senso che a un certo punto la bestia, il diavolo, Satana, mette in campo due personaggi. È un modo anche blasfemo per riproporre la Trinità nella storia da un punto di vista chiaramente negativo. E questi due personaggi sono l'Anticristo, che rappresenta una valenza politica, quindi rappresenta le potenze di questo mondo, e poi una seconda che sorge dal mare, che rappresenta anche il limite del mare. È un modo di dire da parte di Giovanni, della simbolica apocalittica, che la storia è tenuta saldamente nelle mani di Dio, che non la perde mai. In soccorso di questa figura, o meglio al suo servizio, c'è un'altra bestia che sembra un agnello ma non lo è perché blasfema, che sorge dalla terra. A questa bestia tutti i padri hanno sempre dato una connotazione religiosa e svolge un'opera non autoreferenziale ma a pieno favore della prima bestia sorta dal mare, cioè dell'anticristo, della bestia politica. Questa bestia che ha una valenza religiosa svolge in maniera molto moderna, potremmo dire, un'attività di marketing a favore della prima bestia, perché tutte le nazioni della terra, è scritto, si uniscano e si volgano chiaramente contro Dio e contro il suo Cristo, portando grandi sofferenze nel mondo, sofferenze che sono connotate dalla fame e non per niente è colpita la nostra, per quanto riguarda l'Italia, la nostra classe media, ma è un fatto, mi pare, globale, come ne ha notato, la malattia e la morte. Fin tanto che il Signore, poi è scritto, non distruggerà l'empio con il soffio della sua bocca, ci sarà un giudizio. Noi stiamo vivendo una parte della storia che a molti sfugge, ma che è forse, senza forze, la parte più drammatica della storia, dove l'uomo è chiamato ad esprimersi, a mostrare una assoluta fedeltà a Dio contro diverse forme di idolatria, di cui l'ecumenismo insensato non è altro che una espressione, perché non trova una radice nella scrittura. E se le altre forme religiose hanno trovato delle espressioni dove si sono superate attraverso altre riforme, il cristianesimo, dobbiamo ricordare che l'unica religione, come ci ricordano bene i santi, a iniziare da San Francesco d'Assisi, che trova la sua rifioritura, la sua giovinezza quando si immerge nel suo passato, cioè nella passione di Cristo, oltre la quale non è possibile alcuna altra soluzione se non fallimentare. Abbiamo visto che Papa Francesco ha appena finito un viaggio in Iraq, si è incontrato con il capo della comunità sciita. Sembra che a giugno andrà ad Astana o Astana in Kazakistan per un altro incontro super ecumenico. Diciamo, sono messaggi preoccupanti. Beh, il problema, se mi consente, che mi preoccupa, oltre questo, è il fatto che molti nostri fratelli, così come è nell'Apocalisse, sono barbaramente uccisi, decapitati, molte nostre sorelle violate, poi torturate, nel silenzio generale. Cioè non c'è la voce di nessuno che difenda questi nostri fratelli. E questo veramente è un motivo di grandissima sofferenza. Perché, frattanto, voglio ricordare una cosa, spero di non sembrare quasi blasfemo, perché non è mia consuetudine, non voglio esserle, ma si è sacralizzata una parola che è dialogo. Una parola che non esiste però nella Bibbia. Se lei ha la volontà, il piacere, la compiacenza anche di vedere i 73 libri della Bibbia, il dialogo non appare mai nella scrittura cristiana. Nella scrittura cristiana ciò che appare è l'esigenza, che è tutto divina,
annunciare il suo messaggio, quindi di fare apostolato, di fare apologia. Di fare apostolato perché? Perché il messaggio della Bibbia, il messaggio cristiano è un messaggio rivolto all'uomo perché possa salvarsi. Quindi non è un'antropologia di Dio, ma è Dio che spiega all'uomo qual è la sua via e Gesù si fa via. Noi in questo momento storico, ormai da molto tempo tuttavia, abbiamo perso questa caratteristica che ha sostanziato l'impegno dei nostri santi. I nostri santi, dobbiamo ricordarlo, al contrario del fenomeno immigratorio dove tutti lasciano tutto nella speranza di trovare ogni cosa, i nostri santi, che poi sono i nostri padri, hanno lasciato il tutto perché stavano bene nella nostra terra, tutto sommato, stavano molto bene, per andare ad annunciare Dio laddove sapevano di non trovare niente per quanto riguarda le sostanze di questo mondo. E questo processo si è completamente appiattito, quasi che noi non abbiamo più bisogno di annunciare il Salvatore. In quello che lei precedentemente notava sul globalismo, dobbiamo dire che tutto quanto si è ormai imposto come un pensiero unico che vuole un linguaggio unico, che è pronto ad ammettere alcune tesi e a censurarne senza neanche darne la spiegazione altre, semplicemente perché si sente contraddetto da quest'ultimo, senza motivare, senza più una dialettica che sia vitale, che sia anche stimolante. Siamo in un appiattimento totale. Ecco, questo progetto poi non è neanche così segreto, l'ha spiegato già Kissinger negli anni 70, disse che per andare verso nuovo ordine mondiale bisognava colpire, diluire, diciamo, le identità, perché il dogma non era funzionale alla costruzione di un mondo piano, ecco, dove tutti si potevano riconoscere dentro un'autorità politica sovranazionale, per cui non è un grande mistero o un grande segreto per iniziati, ecco, una cosa che hanno spiegato in termini abbastanza chiari. Questo processo è in una fase molto avanzata e lei prima diceva sicuramente la religione cristiana, ma in ogni caso forse tutte le religioni dogmatiche non sono funzionali all'iperrelativismo che oggi vince. Ecco, cerchiamo adesso di capire invece quale tipo di spiritualità è funzionale a questo tipo di modello. Ecco, prima però di chiederle questo con precisione, lei aveva detto nella Bibbia non è mai citato il diavolo, no? Però ad esempio c'è un libro molto particolare, il libro di Giobbe, dove Satana sembra quasi, diciamo, un inserviente nelle mani del Signore. Ecco, lei che chiave di lettura dà di quel testo? No, il libro di Giobbe non ha questa intenzione. Il libro di Giobbe è un libro sapienziale. Quindi Dio, attraverso lo strumento, questo strumento del dialogo, che però non è inteso come lo intendiamo noi, lo rende pedagogico. Praticamente Giobbe si trova colpito da alcune sventure in maniera gravissima e come causa prima, tipico dell'antichità, alza i suoi occhi al Signore e protesta. E Dio ci tiene, in tutti i libri, soprattutto alla fine, a dire che Giobbe non è affatto censurato da lui per le sue proteste. Dio le capisce perfettamente. Piuttosto sono i suoi cosiddetti amici che invece lo hanno angariato, colpevolizzandolo senza cercare di capire il mistero del male, che hanno bisogno di lui, perché se egli non offrirà per loro, a loro vantaggio, un sacrificio, è scritto, Dio non li avrebbe perdonati. E Giobbe offrirà di buon animo questo sacrificio. Il dialogo in questo caso è funzionale a Dio per arrivare a questa conclusione. Tu mi vuoi interrogare, tu sai tutto, e allora Dio inizia a porsi come il creatore, come colui che ordina il caos primordiale in maniera assolutamente insuperabile, e allora Giobbe capisce in questo improvvisato dialogo, ma molto sottile, capisce che non può interrogare Dio. E allora, quando si trova di fronte a lui, dice: ora mi metterò la mano sulla bocca e tacerò, tu parlerai e io ti interrogerò. E io ti ascolterò, perdono. E allora Dio conclude così il libro, dice: tu
Hai pensato che fossi io la fonte dei mali che ti hanno raggiunto, ma Giobbe, tu non sai che esiste il Satana, cioè il male nella nostra storia non è qualcosa di casuale che avviene, è una realtà negativa, dolorosa, violenta, che rompe nelle nostre vite perché nasce dal peccato. E il primo peccato è stato compiuto da un angelo, Satana, che continua ad avere, l'avrà fino alla consumazione dei giorni, di questo mondo, un potere per volontà di Dio che non punisce mai la sua destra creatrice su noi, figli di Dio. Gli angeli erano stati chiamati da Dio nel suo disegno originario, che Dio mai muta, ad essere nostri custodi, così come lo sono i nostri genitori. In quanto custodi, essi hanno una giurisdizione, diremmo in termini molto volgari noi, ma è la giurisdizione che ha il genitore quando si cura del proprio figlio, è quella che ha la mamma quando offre il seno al proprio figlio, quando lo accudisce, eccetera. E in Satana questa giurisdizione, che si esprime anche attraverso delle illuminazioni, si è pervertita, per cui tutto ciò che lui poteva darci e doveva darci di bene, ce lo dà in male. Chiaro. Spero di Molto aver. interessante. Sì, torniamo allora alla questione precedente, di quale tipo di spiritualità è funzionale a questo mondo che sembra proprio nascondere una malvagità profondissima, dietro però una formalità molto ipocritamente delicata. Ecco, questa diciamo, è la caratteristica di questi nostri tempi, almeno a me così sembra. Che tipo di spiritualità è funzionale a questo mondo? Lei prima parlava di deismo. Di teismo, magari questa divinizzazione della natura, siamo forse di fronte anche all'eterno ritorno, al continuo ritorno delle atmosfere gnostiche. Insomma, lei come analizza la spiritualità predominante funzionale al mantenimento di questo equilibrio di potere? Guardi, già Benedetto XVI aveva previsto che questo allontanarsi dalla fede vera, dove noi parliamo di fede dogmatica, ma vorrei ricordare che nella fede cattolica, quanto alla fede cattolica, il dogma non è altro che un servizio che viene reso ai più semplici, ai più ignoranti, diciamo così. Attraverso la formulazione del dogma si offre al credente la capacità di riassumere una parte della scrittura, di tematizzarla. Bene, Benedetto XVI notava che la perdita del dogma, la perdita della fede ragionata, ci stava spingendo, risospingendo pian piano verso il mondo tenebroso degli idoli, dei demoni che popolavano le spiritualità antiche, soprattutto quelle anche romane, quelle dei popoli germanici, eccetera. La nostra spiritualità, se vogliamo essere la spiritualità non nostra, ma la spiritualità nel mondo in cui viviamo, è una spiritualità connotata dall'indistinto, cioè tutto quanto va bene purché sia funzionale al pensiero unico. Le grandi domande sono censurate. Io posso fare degli esempi, cioè quando noi facciamo, per esempio, la stessa cultura che si erge ad essere paladina della dignità della donna, è la stessa cultura che vuole convincere la donna ad affittare il proprio utero, perché l'utero in affitto è un bene per altri, senza interrogarsi sul fatto che il figlio ha bisogno di un seno che lo ha desiderato, lo vuole e lo accoglie, perché è una responsabilità per quel seno egli stesso, e quindi è una garanzia della sua vita. Sono la spiritualità dell'indistinto, è quello dove ogni cosa, benché anche se contraddittoria, trova il suo posto in un pensiero che a tutto meno che il pensiero, perché il pensiero unico in fondo è colorato da uniformità, non da densità di pensiero.
E questo, secondo me, è il dramma di questo nostro tempo. Ecco, ieri ai nostri microfoni abbiamo ascoltato uno scrittore, uno studioso di Kabbalah, che ha rilasciato un'intervista molto profonda, molto interessante, si chiama Nadav Crivelli, e lui ha spiegato qual è il punto di vista cabalistico intorno ai tempi che viviamo. In alcune cose sembrava, diciamo, anche aderire, diciamo, alla critica sul mondo moderno, sulle perversioni di questo mondo che utilizza la paura, il terrorismo vaccinale, insomma, sembrava diciamo, anche in linea con alcune delle critiche che vengono avanzate da altri mondi, però poi ha spiegato, ecco, che le religioni tradizionali non sono più in grado di dare risposte, che si sono consumate da sole e che l'uomo può trovare in sé da solo la capacità di emanciparsi, di divinizzarsi. E quindi di fatto, insomma, di migliorare l'esistenza sua e della sua specie. Ecco, questa è un'eresia ai suoi occhi. Guardi, la cosa, così come la dicono i cabalisti, coloro che seguono la via della Gnosi, che dopo dobbiamo avere il coraggio di dire che è la stessa della massoneria, è considerata, per esempio, da Einstein molto stupida. Einstein, che è ebreo, ragiona da ebreo, non è cristiano, ma guarda con occhi di grande ammirazione a Cristo, arriva a dire in maniera chiarissima che la storia, l'uomo per essere salvato ha bisogno di qualcuno che costituisca in se stesso un punto di appoggio oltre e fuori dalla storia. Cioè, la pretesa che noi ci salviamo con le nostre forze da noi stessi è una pretesa falsa. D'altra parte, noi stiamo assistendo a un'implosione del bene che la nostra società, anche dal punto di vista economico, la società che era nata dalla cattolicità, ha costruito. Non stiamo vivendo un bene nuovo che sta avvenendo. La Gnosi è il tentativo mai sopito, che nasce con i primi anni del cristianesimo, di svuotare il cristianesimo storico del fatto, ed è in questo che lo studioso di ieri voleva, a mio avviso, mettere quello che io considero un vero e proprio veleno, del fatto che Dio è entrato nella storia. Quando nei primi secoli, siamo nel secondo, Sant'Ireneo di Lione si trova a parlare con gli gnostici, rivendica che la nostra fede annuncia un Dio che è visibilem e palpabilem, cioè è un Dio che è stato visto e visibile, ma è stato anche toccato e palpabile. Annuncia un fatto, non annuncia una narrativa, una narrazione, una notazione, una storia, annuncia un fatto. Che ha di caratteristico il fatto che questo Dio, che è il Verbo di Dio, il Figlio unigenito del Padre, proprio perché Dio è risorto e proprio per essere risorto anche come uomo, continua a calpestare con noi la storia fino alla consumazione dei secoli, fin tanto che egli non la ricapitolerà per offrirla al Padre. Quindi non esiste questa lettura simbolica dei Vangeli, soprattutto del Vangelo di Giovanni, quest'opera di corruzione che viene fatta del Vangelo. Esistono i Vangeli con le loro interpellanze, con i loro stimoli, con le loro esigenze, che sono quelle esigenze che Dio rivolge a noi. Quando la Chiesa ha conservato a prezzo dei martiri i Vangeli, perché non andassero persi, li ha custoditi come il bene più prezioso, non ha custodito, come oggi si vorrebbe, l'interpretazione di qualche esegeta, perché noi non crediamo nelle interpretazioni di qualcuno, come si vorrebbe fare da qualche tempo. Noi crediamo nei Vangeli, ha custodito questi quattro libricini, che sono ispirati e garantiti quindi come nella loro veridicità dalla Chiesa che vi scorge l'opera dello Spirito Santo, che sono le guide per noi e raccontano i fatti della nostra fede e chiedono a noi fatti, cioè ci chiedono di considerare e uniformarci alle istanze del Vangelo. Tutto questo è antignostico. Astrologia, teurgia,
alchimia, astrologia, ci cioè sono tutte discipline che portano l'uomo fuori strada? Beh, ritengo assolutamente di sì. D'altra parte basta guardare alcuni che continuano ad essere considerati grandi anche nella televisione, che avevano per esempio vaticinato un ottimo 2020 e lo abbiamo vissuto in lockdown, abbiamo visto la nostra economia che si pensava dovesse esplodere, l'abbiamo vista implodere, una middle class distrutta, così come veniva considerata dagli antichi. San Tommaso, conosco l'obiezione, dice che gli astri inclinano ma non determinano, perché vede tutte queste forme per conoscere il futuro non sono altro che dei residui magici, quindi dei residui quasi idolatrici. Se la nostra libertà, se le nostre scelte fossero già determinate, che senso avrebbe la nostra libertà? E si trovano però bene, si sposano con il pensiero unico, perché il pensiero unico odia la libertà dell'uomo. Al contrario, la fede riconosce nell'atto della libertà, nel sacrario della coscienza, qualcosa che deve essere assolutamente rispettata, che non sopporta nessuna invasione, perché là si realizza e si nell'individuo, nella persona, e si decide la libertà stessa di quella persona. Come vede, sono due prospettive assolutamente diametralmente opposte, assolutamente inconciliabili, che dir si voglia, se non vogliamo rinunciare appunto alla nostra capacità di pensare. Il Dio dei cristiani è un Dio padre e persona, palpabile, diceva prima, che vive, che ha vissuto, che determina anche la storia dell'uomo. Il Dio invece degli gnostici, che Dio è? È un Dio regola, è un Dio natura, è un Dio pan, che Dio è? Il Dio dei cristiani è un Dio che, per essere più precisi, ha mandato il suo unigenito perché fosse visibile e palpabile, e che si rende visibile e palpabile attraverso e nel suo unigenito, perché noi siamo figli nel figlio. Nell'Apocalisse c'è un processo molto bello, dove pian piano il volto del figlio e il volto del padre diventano un solo volto indistinguibile. Un solo volto dove l'uno e l'altro si compenetrano in una perfezione insuperabile. Lo gnosticismo è una narrazione libera, che parte da un dato che trova, come tutti, eccellente, che è quello dei Vangeli, quello della spiritualità cattolica, perché è qui che si sviluppa lo gnosticismo, non si sviluppa in altre forme religiose, affascinato dalla sua bellezza, che a un certo punto diventa mito, ma il mito non serve a niente, anzi, servono le favole, perché la fiaba, quando noi la raccontiamo bene ai bambini, quando i genitori la consegnano, ha in sé un insegnamento coerente con la realtà che il genitore vuole appunto consegnare ai propri bambini, rispettandone la crescita, e quindi è fatta con intelligenza. Il mito della gnosi tende al contrario a svuotare i Vangeli, la rivelazione della presenza di Dio. Ma se noi non abbiamo bisogno della rivelazione, non abbiamo più bisogno di un salvatore. Ma senza un salvatore, ragiona Sant'Agostino, che me ne faccio io di un modello? Il modello non mi salva la vita. Il modello mi può dire, c'è una favoletta di Fedro che lei ricorderà senz'altro, dove mamma Granchio vuole insegnare al figlio, al piccolo Granchio, come camminare dritto. E visti i fallimenti e questa continua richiesta, a un certo punto il bimbo dice: ma fammi vedere come si fa. Ma l'esempio non c'è. Senta, Padre Lì, andiamo verso le conclusioni di questa bella e importante
intervista. Abbiamo visto che anche al Festival di Sanremo spesso si rincorrono messaggi, diciamo, profondamente anticristiani, e abbiamo come l'impressione che non si possa diventare dei miti, dello spettacolo, degli esempi per le giovani generazioni nella misura in cui non si porta in scena un modo, una filosofia di vita che nega in radice gli insegnamenti della dottrina cristiana tradizionale, ecco. Almeno quella tradizionale, poi sarà una, dicono, i tradizionalisti dicono che c'è solo quella, che non ce n'è un'altra. Diciamo questo perché anche personaggi apparentemente anticonformisti, poi insomma di fatto si adeguano a questo pensiero unico globalista e lo difendono in ogni salsa, compresa la necessità di vaccinarsi per prevenire, diciamo, questa pandemia. Quindi sono uniformati al potere politico. Come spiega lei questo fenomeno? Lei l'ha spiegato benissimo, non c'è bisogno di nulla più. C'è una miseria così grande in alcuni per cui c'è una conformità assoluta al pensiero unico. E come molti sono poveri, poverissimi di pensiero, poverissimi di fantasia, hanno bisogno di dire, di far credere che i loro comportamenti, che sono assolutamente banali, uniformi al pensiero unico, blasfemi per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda anche il buon senso, perché chi pensa non penso che possa uniformarsi a queste mode, non fa altro che ripetere delle cose scontate per aggredire il cattolicesimo. Su questo io vorrei fare una chiosa, che è questa. Nessuno ha il coraggio di aggredire l'islamismo, ma per un motivo molto semplice, perché l'islamismo, come l'ha dimostrato in Francia, non passa sopra a queste offese. Ed è giusto, perché se le offese sono del tutto stupide e gratuite, non hanno diritto a nessun rispetto. Ha diritto al rispetto una disputa dove si cerca di comprendere la verità. Quindi ci si viene aggredita, ci si concentra contro il cattolicesimo. A mio avviso, per un motivo molto semplice, che è quasi diabolico, l'uomo in se stesso sente dove risiede la verità. E come il pensiero unico non è altro che l'espressione teoretica del nuovo ordine mondiale, tradisce il tentativo di sostituirsi a Dio e al suo Cristo per creare in questo mondo, per stabilire un altro schema, un altro sistema di valori che pensa almeno di poter scardinare quello divino e stabilirne un altro, ma sta portando soltanto, per quanto mi riguarda, disgusto e morte. Io ho visto su Facebook, anche con degli amici, che persone che si dicono ate, che si dicono lontane, indifferenti alla fede, non hanno per niente gradito le rappresentazioni di chi viene profumatamente pagato con i nostri soldi per dire delle scempiaggini, per offendere senza produrre nessun pensiero, di cui penso siano assolutamente incapaci di produrre pensiero. Cioè non c'è un pensiero in quello che hanno fatto, se non un'offesa gratuita, che a mio avviso non è tollerabile. Ecco, la Chiesa, specie quella di Francesco, sembrava avere definitivamente aperto alle coppie omosessuali. Qualche mese fa aveva spiegato che aveva ricevuto una telefonata da una coppia che aveva avuto dei figli con la fecondazione eterologa, insomma che lui aveva avuto un dialogo affettuoso con questa coppia, quindi sembrava diciamo, un'apertura quasi definitiva nei confronti di questo modello. Adesso però c'è stata una semi marcia indietro, perché sembra che questa benedizione per le coppie omosessuali non ci sia più. Insomma, oggi piangeva Repubblica, che è il giornale dei progressisti globalisti per eccellenza, per cui sono rimasti un po' delusi da questa presa di posizione. Rispetto all'utilizzo di embrioni da feti abortiti nei vaccini,
Non abbiamo sentito alzarsi, diciamo, una voce forte da parte delle autorità ecclesiastiche. Lei che è anche medico, ecco, chiudiamo questa intervista con questo aspetto. Cosa ci dice di questa prassi, sia dal punto di vista della legittimità teologica che dell'utilità medico-scientifica? Guardi, con vergogna le dico che questo aspetto, forse volontariamente, per un dolore che mi danno, non l'ho seguito come avrei dovuto. Cosa però c'è da dire, e mi sembra abbastanza evidente, nel momento stesso in cui si utilizzassero delle linee cellulari che vengono da feti e che per necessità sono ottenute in maniera dolorosa da questi bambini, da questi nostri fratelli che sono stati uccisi, beh, questo qui mi sembra abominevole. Non trovo un altro aggettivo e mi perdonerà. Abominevole perché se passa l'idea che addirittura l'uccisione fatta da una madre, quale è appunto l'aborto, diventa un motivo di utilità per la società, beh, veramente noi stiamo superando in barbarie anche i secoli precedenti. Cioè questo non mi pare che possa essere accettato, come questa presa di posizione sulle coppie omosessuali che molti attendevano da parte della congregazione della dottrina della fede, mi pare un atto dovuto. Sono intervenuti in base a delle interrogazioni che credo in maniera reiterata sono state poste a questa congregazione e a un certo punto, riallacciandomi a quello che ho detto prima, il Vangelo è la rivelazione, la base della nostra morale, e noi non possiamo poi farne a meno. Noi possiamo sforzarci di distruggerla, questa è l'opera dell'Anticristo, di ricreare altro, ma già il Signore ci dice che tutto era previsto, che tutte che le redini della storia sono nelle sue mani e nessuno gliele toglie, e che i tentativi di distruggere la Chiesa e il Vangelo sono destinati a fallire. Ecco, le faccio un'ultima domanda proprio su questo. Ecco, magari però dall'interno c'è chi ci sta provando con maggiore efficacia. Ecco, perché è sembrato davvero strano, e poi per chi come me è cristiano ha lasciato davvero un senso anche pericoloso, diciamo, di ciò che è accaduto, con riferimento alla pandemia. Cioè, sono state chiuse le chiese, è stata sostituita l'acqua santa con il gel igienizzante, abbiamo visto Papa Francesco solo per la Pasqua, adesso passeremo un'altra Pasqua di fatto senza celebrare il mistero della Pasqua, così come il Natale pure, insomma, è passato in sordina. Alcuni lamentano il fatto che in punto di morte non abbiano ricevuto l'estrema unzione proprio perché magari ricoverati in reparti Covid. Ora dico, se le gerarchie ecclesiastiche lasciano passare l'idea che tutto si deve fermare nel nome della contingenza, della salvezza della vita biologica, del qui e ora, cioè che senso ha offrire una prospettiva ultraterrena quando ci si ferma di fronte ad un virus influenzale che, insomma, ha un tasso di letalità al massimo 3-4 volte quello di una normale sindrome influenzale? Cioè, se questa è la preoccupazione, che senso ha la storia dei martiri, che senso ha, insomma, chiedere sacrifici? Forse farebbero meglio chiudere bottega quelli che si fermano di fronte ad un problema di questo tipo, o no? Io condivido assolutamente la sua esposizione, che è insieme una critica molto, molto coerente con il vissuto. Non soltanto i martiri, ma anche i santi della carità, che hanno speso, come Madre Teresa, come tanti altri, tutta la loro vita a favore degli ammalati. Qui sta passando l'idea che la Chiesa sia il luogo della contaminazione, e nel silenzio generale nessuno più ha il coraggio di dire che al contrario Cristo, nostro Signore, è l'unico, non ce n'è un altro, l'unico farmaco di immortalità per noi, che quindi, essendo Dio, non si lascia contaminare né contamina. Questo è stato non soltanto quasi accettato, ma tante volte il nostro ambiente ha anticipato le chiusure del governo,
almeno di quello di Conte. Con Draghi non è cambiato niente, si sono toccate le nostre feste nel silenzio generale, quasi che Natale e Pasqua siano i motivi di contaminare appunto questa società con una malattia che non è assolutamente, almeno con i dati statistici, che peraltro sono tutti a mio avviso esagerati, perché delle morti di Covid non abbiamo un'occorrenza certa. Abbiamo occorrenze di morte con Covid, dove però si è visto che i più colpiti hanno un'età media di 84 anni, almeno secondo alcuni studiosi molto seri, per cui è una vita vissuta dove qualsiasi patologia che intervenga può essere compromettente l'equilibrio di una salute già provata dagli anni. Nessuno ha mai pensato di questi nostri politici, per esempio, di fare un lockdown quando c'è Ramadan o quando ci stanno altre manifestazioni tipo Sanremo o altro, in maniera seria, voglio dire. Quindi è chiarissimo che quello che si vuole colpire, al di là dei proclami contrari, è esattamente l'espressione della nostra fede, dove tante volte si trovano in molte parrocchie, questo è vero e va detto, dei sacerdoti che piuttosto che annunciare il Vangelo diventano più esigenti, più controllori dei vigili, che oggi sono diventati quelli che più appunto si rendono presente. Un dato a mio avviso molto pericoloso, io ho visto in alcune pubblicità una bambina, che quindi è educata a scuola, sottratta ai suoi genitori, invita una ragazza più grande ad alzarsi la mascherina. Ma la mascherina, siamo sicuri che abbia veramente questo potere? O la mascherina è la maschera di un distanziamento sociale che si vuole perché è più funzionale ad alcuni cambiamenti che il pensiero unico vuole perseguire? Ecco, su questa domanda direi che possiamo chiudere. Ecco, io la risposta, chi ci guarda, la mia risposta la potete intuire. Ecco, hanno fatto un casino contro chiunque osasse alzare un sopracciglio per discutere della bontà di questi vaccini, e adesso li hanno dovuti ritirare con la coda in mezzo alle gambe dopo un quarto d'ora. Questo per dire il livello di schizofrenia, di falsità, di malvagità che ha raggiunto questo mondo. Di assenza, anche, mi perdoni, anche di assenza di opposizione che c'è nel nostro paese. Ecco, però diciamo che in un periodo di impazzimento l'uomo naturalmente cercherebbe conforto nelle alte gerarchie spirituali, che però in alcuni casi abbiamo degli uomini di fede che magari avrebbero fatto meglio come consulenti finanziari di Pfizer e di AstraZeneca, o come uomini di marketing di qualche grande agenzia di rating, che non magari come pastori di un gregge sempre più smarrito. Grazie Padre Liam. Grazie a lei e buona giornata. Cari amici di Vox Italia TV, si conclude qui un nostro nuovo approfondimento. Prego la regia di mandare in sovraimpressione i dati per votare, per donare in favore di Vox Italia TV. Vi prego di non dare mai per scontato, diciamo, la nostra possibilità di rimanere insieme a voi. Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se apprezzate il nostro modo di fare informazione, se avete gradito questa intervista, le altre, il nostro modo di cercare la verità con voi, per voi, e a beneficio di una pubblica opinione spesso manipolata, non fatevi scrupolo nel donare. Noi continueremo fino a che sarà possibile ad offrire gratuitamente tutti i nostri contenuti, però insomma, se non riusciremo ad arrivare ad almeno 2000 abbonati entro giugno o luglio, potete andare sul nostro sito www.voxitaliatv.com e abbonarvi lì, insomma saremo costretti a rivedere un po' tutto l'impianto che abbiamo messo in piedi. Grazie, alla prossima.